In questo tutorial vedremo come utilizzare le librerie per creare nuovi oggetti. In questo caso vogliamo creare un albero da mettere poi in scuola 3D. Allora, a sinistra c'è la barra verticale dove ci sono tutte le librerie. Allora, vedete se schiaccio su questa icona con le lucette rossa, bianca, gialla, vedo tutte le luci, la libreria delle luci. La chiudo. Se schiaccio sulla macchinetta ho la libreria dei veicoli, oppure schiacciando qui sulla cartellina gialla ho anche altre librerie, tipo questa degli oggetti. Dico ok, adesso la libreria con gli oggetti. Se voglio cambiare ancora, stesso sistema, schiaccio sulla cartellina gialla in alto e scelgo la libreria che voglio aprire. Bene. Per avere uno di questi oggetti, un clic sull'oggetto e mi compare nel piano di lavoro. Per cancellarlo, se poi non lo voglio, in questo caso non lo vogliamo usare, allora schiaccio qui sulla barra di destra dove c'è la freccia bianca, schiaccio sulla zigrinatura in modo da far comparire le altre icone e schiaccio su quella con i bracci rossi con al centro il cubetto ed ecco che mi cancella e serve per cancellare, mi cancella la figura, l'oggetto che non mi serviva. Ora per trovare l'albero, l'unica libreria dove lo posso trovare già pronto è quella delle scene che è qui sotto, sotto la macchinetta, sotto la libreria dei solidi, questa è quella dei solidi. Abbiamo la libreria con le scene, schiaccio lì, Shine Library, e vedete che c'è una scena con l'albero. Schiaccio su quella, il programma mi chiede se voglio salvare la scena corrente, dico di no, e mi prepara la scena nuova con l'albero. Chiudo questa finestra. E qui io chiudo anche la libreria delle scene. E qui voglio tenermi solo l'albero, non mi serve tutto lo sfondo. Allora schiaccio sulla scena editor, vado su ground, schiaccio su ground che è lo sfondo, poi schiaccio col destro e gli dico delete, cioè elimina. Per cui adesso ho solo l'albero. L'albero lo voglio posizionato un po' meglio. Allora con freccia bianca schiaccio sopra l'albero in modo da evidenziarlo, da selezionarlo, poi col tasto destro sulla freccia bianca mi faccio comparire il pannello delle informazioni e porto a zero il posizionamento della X, quindi 0, 0, 0, 0, il puntino dopo il primo 0, lo stesso per la Y, 0.000. Questo invece 307 lo metto a 0 anche questo, 0, 0, 0, eccolo. Per il resto direi che va bene. Allora, ecco, tolgo il meno da qui davanti, metto solo lo 0 anche per la rotazione e 0 e siamo a posto. Adesso io questo lo posso salvare in modo da poterlo poi posizionare in scuola 3D. Allora vado su File, Save as Object e lo salvo dentro una cartellina che ho sul desktop dove mi sto preparando gli alberi che poi voglio importare. Allora questo lo chiamerò Albero mio Cob. Estensione lo dà il programma, salva sempre gli oggetti con estensione COB e schiaccio salva. Bene, ora posso andare a vedere nella desktop la mia cartellina con l'albero che ho salvato. Chiudo il programma, non salvo la scena. Apro la cartellina alberi, ecco, e qui ho albero mio Cob. Per vedere se effettivamente è quello che ho salvato, lo riapro velocemente, eccolo lì, quindi va bene, torno a chiudere il programma.